Con questo approccio abbiamo stimato che in Europa, ad esempio, ci sono circa 500.000 casi di demenza e 600-700.000 casi di disturbi cognitivi più lievi che riguardano persone nate in paesi stranieri. IMIDEM, diciamo, nasce da osservazioni sia di carattere clinico che da considerazioni di tipo epidemiologico. E dal punto di vista clinico, ricordo che avevamo constatato con alcuni colleghi un aumento del numero di persone provenienti da altri paesi che si rivolgevano ai nostri servizi clinici dedicati ai disturbi cognitivi e alle demenze, e ci siamo quindi trovati a condividere un po' le difficoltà derivanti dal valutare il funzionamento cognitivo e quindi di funzioni delicate come la memoria, l'orientamento, l'attenzione di queste persone, come formulare e comunicare loro un'eventuale diagnosi di demenza, visti i significati che questa patologia può assumere nei vari contesti, come coinvolgere il nucleo familiare di una persona che ha un background culturale diverso dal nostro. E questa osservazione prettamente clinica quotidiana l'abbiamo poi inserita in un contesto epidemiologico più ampio, cioè in uno scenario attuale in cui ci sono due macro fenomeni demografici in atto a livello globale, cioè l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dei flussi migratori che si stanno sommando. E quindi, ad esempio, in Europa abbiamo un numero di migranti anziani ultra 65 anni che è raddoppiato in poco più di 20 anni. Non ci sono dati sul fenomeno della demenza nei migranti in Europa e neanche in altri paesi del mondo. Forse qualche evidenza in più c'è nelle minoranze, almeno chiamate minoranze, che vivono negli Stati Uniti. Partendo da quella che è la prevalenza della demenza e dei disturbi cognitivi nelle varie fasce d'età e nei due sessi, e tenendo conto di quanti migranti vivono nei vari paesi europei e anche in Italia, abbiamo quindi fornito una stima dei casi di demenza e di disturbi cognitivi più lievi che possono essere stimati, appunto, o sono attesi nella popolazione migrante. E quindi con questo approccio abbiamo stimato che in Europa, ad esempio, ci sono circa 500.000 casi di demenza e 600-700.000 casi di disturbi cognitivi più lievi che riguardano persone nate in paesi stranieri. E in Italia questi numeri sono intorno ai circa 50.000, cioè ci aspettiamo che in Italia vivano circa 50.000 migranti e sono affetti da disturbi cognitivi o demenza. E il focus sui migranti ci è stato molto utile anche per proprio renderci conto di come, proprio per le caratteristiche della demenza, che è una patologia che interessa delle funzioni della mente che sono estremamente influenzate dalla cultura, e debba essere approcciata proprio rispettando quelli che sono gli aspetti culturali di ognuno di noi, ma indipendentemente dal paese di provenienza.